L'isola dei famosi 2019. La confessione di Marina La Rosa. Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la finale dell'Isola dei Famosi 14, e quale occasione migliore per venire a conoscenza di qualche aneddoto sui naufraghi? Alessia Marcuzzi, prima di chiudere il televoto tra Marco Maddaloni e Marina La Rosa, ha fatto alcune domande sul loro percorso in Honduras. Chiamata in causa l'ex Jeffina, quest'ultima ha svelato un segreto clamoroso. L'atleta napoletano ha confessato di aver mangiato di nascosto dei cocchi insieme ad Aaron Nielsen. Mentre Marina ha sganciato una bomba su Paolo Brosio. Di cosa si tratta appunto di domanda? Paolo Brosio super dotato. Parola di Marina La Rosa. In un primo momento Marina La Rosa ha riflettuto un po', ma incalzata da Alessia Marcuzzi ha confessato questo. Diciamo che questa persona di cui sto per parlare, ha avuto un'illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo. È la verità, appunto, è la naufraga, però, inizialmente, anche se lo ha fatto intuire, non ha fatto nomi. A quel punto è intervenuta Alba Parietti dicendo ... o l'informazione si dà in toto, o non si dà. Quindi messa alle strette la messinese ha menzionato l'ex giornalista del TG4 Isola dei Famosi 14. Alessia Marcuzzi sconvolta. A quel punto la regia di Roberto Cenci ha inquadrato immediatamente Paolo Brosio che si è nascosto il viso con le mani. Marina e Marco hanno svelato altri particolari sul giornalista, poi Maddaloni ha spiazzato tutti chiedendo la mano alla sua storica fidanzata. Resta il fatto che Alessia Marcuzzi è rimasta colpita ed interessata alla grossa dote di Brosio. Per la cronaca, la 14esima edizione del reality L'Isola dei Famosi è stata vinta dall'atleta di judo Marco Maddaloni che si è aggiudicato ben 100.000 euro di cui il 50% lo ha destinato in beneficenza,